Doveva essere la giornata per vedere all'opera i nuovi Alberto Gilardino in primis, ma anche l'argentino Andrés Cubas, e invece l'amichevole col Teramo non fa altro che far scivolare il Pescara nell'emergenza più totale in difesa. Nei primi 15 minuti vanno KO, prima Ugo Campagnaro, problema al polpaccio, e poi Davide Vitturini. Infortuni da valutare, ma i due calciatori rischiano di saltare Napoli, considerati gli stop di Bovo e Zampano per 2 settimane. La squalifica di Biraghi. Al momento gli unici certi nel reparto dei centrali sono Coda e Stendardo, e il tecnico Oddo potrebbe essere indotto a rivedere l'ipotesi della difesa a 3, ma anche in quel caso mancherebbe il quarto di difesa. Non è da escludere l'impiego del baby Maloku, ma intanto, di fronte a tanta sfortuna, il presidente Sebastiani usa l'ironia. Conviene non giocare più, tenerli veramente sotto. Ah, purtroppo poi sembrano lo stesso settore, quindi oggi sono usciti Campagnaro e Vitturini, speriamo che almeno uno recuperi per domenica. Presidente, Mattiello, Castanos, Augustin, cosa possiamo dire? Ah, su Mattiello e Castanos siamo a buon punto, solo che Mattiello pure lui doveva venire, sarebbe già dovuto venire qui e si è rotto il setto nasale. Evidentemente conviene non dire più chi prendiamo, perché sennò facciamo del male anche ai giocatori che devono arrivare. Oddo aveva provato il probabile 11 anti-Napoli con Campagnaro, Coda e Stendardo centrali, Vitturini e Crescenzi esterni, Memusciai e Cristante interni, Verre e Caprari a ridosso di Gilardino. Assente anche Brugman, che domani si sottoporrà a una visita specialistica a Milano e rischia anche lui uno stop. Contro un Teramo infarcito di giovani nel primo tempo, le note liete arrivano dalla doppietta di Caprari e soprattutto dal primo squillo di Alberto Gilardino. Nella ripresa il Teramo aumenta il numero dei titolari, anche Oddo fa turnover dando spazio tra gli altri a Cerri e Cubas, che causa mancanza del transfert salterà anche egli Napoli, e arriva l'ultima rete del pomeriggio, il quarto gol firmato da Cristiano Biraghi su calcio di rigore. Domani intanto è in programma un incontro per Augustin. Sebastiani però si mostra scettico sull'arrivo dell'attaccante del Paris Saint-Germain. Augustin? No, non credo che sia il giocatore che arriverà a Pescara, perché è un giocatore che il Paris Saint-Germain ha molto in considerazione. Quando esce Cavani entra lui, difficilmente sarà un giocatore che spostano. È un giocatore bravo, di prospettiva, però è di proprietà di un club che non ha bisogno di nulla, quindi sarà difficile che si possa spostare.